Come saranno strutturati Blitz Deck Defy e Dromai? Quali saranno le loro strategie di battaglia e converrà acquistarli per combattere nell'arena? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Con l'esplosione della rivolta svoltasi nell'ottavo set di Flesh and Blood, il leader della ribellione, Fai, incontra l'illusionista imperiale Dromai, scontrandosi in una battaglia senza esclusione di colpi, volta all'eliminazione del nemico e alla conclusione dell'insurrezione. Ma un tempo questi due antagonisti erano giovani abitanti di Raith, che mai si sarebbero aspettati un giorno di essere delle pedine così preziose per il futuro della terra che gli ha donato i natali. Ebbene, in questo video ripercorreremo il passato di questi due campioni, indossandone i panni attraverso la scoperta dei loro due Blitz Deck. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante Iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme cosa conterranno i due Blitz Deck di Fai e Dromai, rispondendo infine alla domanda: converrà acquistarli? Andiamo a dargli un'occhiata. Il mazzo del ninja draconico sarà basato su un archetipo che personalmente trovo molto interessante, ovvero la Grosinergy. Infatti non sarà raro trovare elementi nel Blitz che avranno un costo ridotto di risorse per poter essere giocate. E sarà del tutto normale, dato che se così non fosse, di certo il motore sinergico del mazzo non partirebbe, vanificando ogni singola chance di combinare attacchi su attacchi che alla fine della catena di combattimento non creerebbero grosse preoccupazioni al vostro avversario. Altro punto focale che caratterizza questo mazzo aggro sarà la presenza dei Peach a 3. Ben il 75%, tre quarti per intenderci, saranno carte che presseranno chi vi giocherà contro, andando a creare una chain che raramente si fermerà al secondo o terzo attacco. Infine, rimanendo sul calcolo delle risorse necessarie per giocare ogni singola carta nel mazzo, si parlerà di un valore medio di 0,5 per carta, cosa che renderà questo deck davvero veloce e pericoloso nelle fasi iniziali di un match. Ma il vero punto forte di Fai sarà la creazione delle cosiddette catene di combattimento draconiche, che a seconda del numero di link andranno a potenziare ogni attacco, azionando per l'appunto il motore sinergico di questo mazzo. Va bene tutto, Arconte, ma una volta preso tra le mani, come dovrei creare queste catene di drago o come si chiamano? Insomma, giusto per avere almeno un input. Come devo giocare, Fai, se deciderò di acquistarlo per poi utilizzarlo in un torneo? Scopriamolo assieme. L'effetto dell'eroe, che si presenterà con finitura Rainbow Foil, citerà testualmente: puoi iniziare il match con una Phoenix Flame nel tuo cimitero. Una volta per turno, pagando 3 risorse, potrete far tornare una Phoenix Flame dal cimitero nella mano. Questa abilità costerà una risorsa in meno per ogni catena di combattimento draconica che controllerete in gioco.
Le Phoenix Flames saranno delle azioni draconiche a costo zero, con altrettanti punti di attacco, che come effetto avranno, se controllerete due o più Link nella catena di combattimento draconico, questa carta otterrà più uno di attacco, Go Again. Inoltre la specializzazione doppia, disponibile sia per Fai che per Dromai, che presenterà una novità assoluta nel gioco, vedremo anche quella della campionessa a breve, andrà a creare ulteriori sinergie con le Flame, e se l'azione draconica dedicata al campione sarà giocata in una catena di 4 più carte durante un combattimento, essa innescherà l'abilità Rupture, che gli conferirà Dominate e aumenterà il suo attacco di X, dove X sarà pari al doppio del numero di Phoenix Flames che controllerete. Per creare quindi queste benedette catene di combattimento draconico, dovrete semplicemente giocare carte che nel tratto riporteranno per l'appunto Draconic Action. E ne saranno tante nel mazzo, per la precisione 35 su 40, e due di queste, che prendono il nome di Brand with Cinderclaw, vi permetteranno di aggiungere la tipologia draconico a quelle già presenti su una carta. Per farvi un esempio pratico, dopo aver giocato l'azione draconica del ninja, andando ad utilizzare in seguito la carta Flex, trasformerete quest'ultima da una tipica azione generica in un'azione generica draconica, permettendovi così di continuare a sferrare attacchi sempre più potenti ai danni del vostro avversario. Ma come potrà Fai mettere davvero in difficoltà il vostro rivale ponendo fine ad un combattimento prima che esso inizi a prendervi le misure? Ebbene, con l'utilizzo delle varie dinamiche che troverete all'interno del mazzo, che vedranno sinergie se giocherete carte rosse, cosa che accadrà, o andando a rimbalzare le fenici dal cimitero alla mano attraverso elementi come Rise from the Ashes, Flame Call Awakening e Inflame, riuscirete a creare catene di combattimento davvero mastodontiche, ed avendo a disposizione inoltre molti effetti con Go Again, ciò avverrà molto di frequente. Inoltre ci sarà a supporto dell'eroe anche la fidata katana e l'equipaggiamento. L'arma con due risorse potrà attaccare e permetterà di farlo ancora, con altre carte che saranno a vostra disposizione, se controllerete due o più Link nella catena di combattimento draconica. Con i guanti Heat Wave invece potrete potenziare ulteriormente il valore di attacco delle Phoenix, tutte quelle che controllerete, e attraverso l'utilizzo dell'abilità istantanea di Sash of Sandikai, la chest vi permetterà di ottenere una singola risorsa che spingerà ulteriormente la vostra offensiva. Personalmente questo deck l'ho provato in un torneo casalingo e vi dirò, mi ha divertito davvero molto e conoscendone già dal principio le sinergie di base, è stato piuttosto facile comprendere le reali potenzialità di questo mazzo, che, devo ammetterlo, risulterà anche piuttosto semplice da giocare, proprio come tutti gli aggro che si rispettino. D'altronde questi mazzi sono così, la loro unica preoccupazione sarà sempre colpire per primo, colpire forte, nessuna pietà. Altro elemento contraddistinto di questa tipologia di deck sarà l'assenza di reazioni di difesa. D'altronde, a che serve difendersi se andrete a picchiare l'avversario malamente attraverso una catena di azioni infinita che accumulerà talmente tanti danni che entro 4 o 5 turni, e ci avrete messo anche tanto, vedranno capitolare chi vi giocherà contro? Beh, in effetti. Ma aspetta, Arconte, un passo indietro. Hai detto poco fa che già sapevi come muoverti. In che senso? Finalmente la LSS ha introdotto in questi due Blitz una guida rapida sul come iniziare a muovere i primi passi nell'utilizzo delle dinamiche di gioco e anche la complessità d'uso espressa attraverso un sistema di valore a 5 stelle, dove una stella starà ad indicare il livello più semplice di difficoltà e 5 il più indaginoso. In questo caso, nello specifico, si parlerà di 2 stelle. Troverete le seguenti istruzioni rapide sulla parte dorsale della carta Full Art dell'eroe adulto. Insomma, non voglio rovinarvi il gusto della scoperta e lascerò a voi scovare gli altri aspetti interessanti che questo eroe avrà da offrirvi giocandolo nell'arena. Concludendo, di sicuro consiglio questo mazzo a quei nuovi combattenti che non hanno molta dimestichezza con il gioco. D'altronde, quale deck migliore per iniziare se non uno che pensa solo a picchiare e nient'altro? Con il Blitz di Dromai avrete invece tra le mani un control combo. Cosa vuol dire?
A differenza di Fai, che incentrerà la sua strategia su attacchi continui e frequenti, in questo caso dovrete pensare più attentamente alle vostre giocate, prendendovi il tempo necessario che vi servirà per settare il gioco a vostro favore. Come ogni illusionista che si rispetti, questa campionessa vi permetterà di creare delle pedine Ash che potrete utilizzare a vostro favore per combinare i potenti attacchi abbinati che questo deck sferrerà ai danni di chi vi giocherà contro. Anche in questo caso il numero di azioni rosse sarà maggiore rispetto alle blu, addirittura si parla di 38 carte su 40, il 95%. Composizione questa di sicuro non lasciata al caso, dato che ci saranno elementi in questo blitz che al momento più opportuno inizieranno a mettere a ferro e fuoco le difese del vostro avversario. Perfetto Arconte, come per Fai, anche per Dromai, mi piacerebbe avere spiegazioni sul suo utilizzo. Certamente, scopriamo come si comporterà in battaglia e le sue strategie di gioco. L'effetto dell'illusionista draconica, che si presenterà anch'essa con finitura Rainbow Foil, citerà testualmente: ogni volta che piccerete una carta rossa, potrete creare un segnalino Ash. Se avrete giocato una carta rossa in questo turno, i draghi che controllerete otterranno Go Again quando attaccheranno. I segnalini Ash, invece, riporteranno nel testo la parola chiave Material, ovvero quando Ash si troverà al di sotto di un altro elemento, quello stesso elemento otterrà Phantasm. Scopriremo in seguito cosa vorrà dire. Questo farà comprendere quanto sarà fondamentale per questa eroina generare quanti più segnalini possibili nel minor tempo possibile, così da colpire in modo deciso e mirato, infliggendo un grande ammontare di danni in un'unica soluzione. Nel frattempo, però, dovrete fare i conti con gli assalti avversari, che di certo non vi lasceranno svolgere il compito molto facilmente. Infatti, la seconda priorità che dovrete assolutamente portare a compimento sarà sopravvivere fino a quando la vostra offensiva non sarà pronta. Carte come Oasis Respite, Sigil of Solace e Healing Balm vi torneranno utili allo scopo, curandovi quel che basterà, tirando per le lunghe il match a vostro favore. Per velocizzare la creazione dei token, nel mazzo ci saranno diversi elementi che vi permetteranno di piazzare sul terreno di gioco le Ash, come le carte Embermaw Senipai, Dunbreaker Senipai, Dustamp e Sweeping Blow, presente sia con pitch ad 1 che a 3, che per inciso saranno le uniche due carte blu che troverete nel deck. Arconte, ho capito, ma una volta create le Ash, non è che posso gettare sabbia in faccia all'avversario sperando di colpirlo a morte. Sarà solo semplice sabbia. E avete perfettamente ragione, infatti attraverso una parola chiave presente su alcune carte del mazzo, riuscirete per l'appunto a trasformare una distesa desertica in qualcosa che incuterà terrore nel cuore di chi vi giocherà di fronte. Innescando infatti le keyword Transform della stessa Dustamp, di Skittering Sands, Billowing Mirage e Rake the Embers, potrete generare il vostro personale esercito di draghi che non aspetterà altro che banchettare con il vostro rivale una volta terminato l'incontro. Una delle strade per settare la vittoria verrà rappresentata inoltre dalla combinazione del quartetto che vedrà l'innesco dell'abilità della chest Deep Blue, più l'utilizzo di Rake the Embers, passando per l'attivazione istantanea dei guanti Silken Form, arrivando infine alla specializzazione doppia Red Hot, che con la parola chiave Rupture andrà ad infliggere minimo 3 danni all'avversario attraverso il suo effetto. Anche qui avrete a vostra disposizione la scheda di difficoltà, con tutto il necessario per comprendere a grandi linee come utilizzare al meglio ogni elemento disponibile nel deck, che, in questo caso, vedrà addirittura una valutazione di 4 stelle e mezzo, quindi abbastanza difficile come dinamica di gioco, che sarà situata non dietro la carta full art dell'eroina, come è stato per Fai, bensì sulla parte dorsale di uno dei 5 segnalini Ash. In più ci sarà lo scettro, l'arma di Dromai, che vi permetterà, una volta per turno, a costo zero, di attaccare coi vostri draghi alleati. Draghi che, non dovrete dimenticarlo, saranno comunque bersagliati dalla parola chiave Phantasm. Lo abbiamo accennato prima. Ma cosa vorrà mai dire?
Testualmente parlando, l'effetto in questione funzionerà in questo modo. Quando una carta con Phantasm attaccherà, se l'avversario si difenderà con un'azione non illusionista, con valore di attacco pari o superiore a 6, la carta con Phantasm verrà distrutta, terminando in seguito la catena di combattimento. Anche qui ovviamente non scenderò troppo nello specifico delle varie deck tech per non rovinarvi il gusto della scoperta. Spetterà a voi prendere in mano il vostro destino e scegliere da quale parte stare, la ribellione o l'impero. Conclusioni. I due Blitz Deck di Fai e Dromai saranno disponibili al pubblico ad un prezzo indicativo di 14,90€. A seconda della scelta avrete tra le mani, con Fai, un mazzo aggro ideale per chi sta iniziando a giocare e con Dromai un control combo. Non proprio la scelta migliore se vorrete muovere i primi passi nelle varie arene sparse su Raid. Al loro interno non troverete carte uniche, reperibili unicamente attraverso questi articoli, ma solo elementi che potranno essere ottenuti dai vari box o bustine presenti al momento in FAB. Ciò non sarà necessariamente un male, dato che in questa occasione la LSS ha voluto creare degli starter che, a mio parere, sono discretamente superiori rispetto ai precedenti fratelli pubblicati in Monarch e Tales of Aria. Inoltre, per entrambi, sarà presente anche una guida rapida all'uso e la difficoltà che incontrerete nell'utilizzare ogni deck. Tutto il resto che dovrete fare sarà scegliere la vostra fazione e giocare. Quindi, alla luce di tutto ciò, converrà acquistare questi prodotti? La risposta è a seconda della categoria. Se sarete nuovi combattenti, sarà sì per Fai, che farà sicuramente al caso vostro, non avendo troppe meccaniche di gioco al quale pensare, mentre sarà un no per Dromai, avendo numerosi fattori da dover controllare che inevitabilmente vi porteranno a dei misplay che durante una partita potranno risultare fatali. Mentre se sarete dei veterani dell'arena, la risposta sarà sì per entrambi. Sia uno che l'altro Blitz, comunque, risulteranno essere bilanciati e performanti quel che basta per permettervi di partecipare ad un torneo competitivo locale direttamente con le carte già presenti nel mazzo. Ovviamente non aspettatevi di fare risultato, ma sono sicuro che ogni combattimento non avrà poi un esito così scontato come si andrà a pensare. D'altronde, quale rivale migliore di un aggro se non il suo più acerrimo nemico? Da una parte abbiamo un mazzo veloce che andrà dritto senza preoccuparsi di nulla, dall'altra un freddo calcolatore che ponderà ogni singola mossa e preparerà le difese per sferrare un potente contrattacco da dietro i suoi bastioni, controllando come meglio potrà ogni offensiva avversaria, spegnendo a poco la strategia di quest'ultimo. Risulterà curioso comunque andare a riflettere sul fatto che la casa madre abbia pensato realmente di riportare questa rivalità tra Fai e Dromai, infondendo nei Blitz due archetipi di mazzi posti così agli antipodi, riassumendo appieno la ferocia di una guerra civile che con Uprising vedrà raggiungere il suo culmine. Concludendo, come sempre, entrambi i Blitz Deck che abbiamo trattato in questo contenuto saranno disponibili ai link che vi lascerò in descrizione. E voi, quale dei due sceglierete? E perché? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.